Ciao ragazzi, oggi siamo qui con un video speciale, infatti sono con un ospite grandioso, prima volta Jackson. di ZV sul campo da futsal, Prima volta. in terza categoria, no, in Serie B, in Serie B. Ovviamente con me ci sono come sempre i miei fratelli. Ciao Ci inviti ragazzi, subito così. Ciao Anto. Grandissimo. Ciao raga. Ciao, ciao Portier. Piacere averti qua. Grazie raga. Beh, innanzitutto è un piacere averti ospite sul nostro canale, è un onore. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere riuscito a venire con noi, che insomma è una figata pazzesca. Insomma, portare Grazie a voi. Anto dovete lasciare obbligo, mi piace, iscrivetevi, È vero, commentate. raga, iscrivetevi, rotto 101k. Ma com'è possibile? Fate YouTube 800.000. da più tempo di me, non siete ancora 100.000. È Raga, non è possibile questa cosa. Ma abbiamo iscrivetevi. Abbiamo l'80% delle persone che non si iscrive, questo è il problema, Anto. È un quindi, casino, però, è un casino. Ora che vi abbiamo portato Anto, tutto quell'80% che non è iscritto deve si obbligatoriamente iscrivere. In automatico proprio. Iscrizione automatica per Anto. No, davvero. A parte gli scherzi, iscrivetevi, raga. E allora, ragazzi, oggi vi sfiderete in 4 challenge diverse. Partiremo subito con la sfida di calci di rigore. E con noi, in porta, ci sarà. Signori! Eccoci qua! Immortale! Come sempre, Rinato. Mi hanno dato il nome di immortale, loro tre. Ed eccoci qua, sì, Rinato. Vedremo in casa loro come no, faranno queste sfide. Dall'inizio, da inizio anno, da quando l'ho conosciuto. No, perché non mi hai mai visto sul campo da calcio a 5. Ma no, io sono occhio, curioso. Occhio, non futsal. Occhio sul... Bravo, vedi che lo sa. Quante volte l'ha detto in 2 giorni? 100 volte. Forse, è stato specificato però a dire che comunque questa è casa loro. Cioè da specificare che sì, loro sono i... Calcola che mi sono dovuto far prestare le scarpe da calcio perché non ce l'avevo da futsal. Perché poi non sono neanche da cosa sono? Sì, va benissimo. Va benissimo, da strada. Dai, andiamo con i rigori. Proviamo a sbagliare il primo rigore anche qua sul campo da futsal. Abbiamo una cabina di regia spettacolare con i miei due fratelli insieme a ovviamente Jepata. Madonna mia, Vince McMahon. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Siamo qua con i fratelli di Mauro dalla regia. Io voglio un pronostico da parte vostra, cosa ne pensate? Beh, sicuramente Fabio è avvantaggiato purtroppo per Anto avendo fatto questo sport da un po' di tempo. Però io confido nelle doti di Anto che mi hanno detto che è molto bravo nello stretto e molto tecnico. Nello stretto di Messina molto però tecnico, a pescare però. Sono bravo. Io penso più o meno lo stesso, penso che comunque Antonio possa fare bene. Fabio d'altronde non penso abbia presenza in Champions League o in Conference, quindi sicuramente parte da sfavorito. Io Fabio vado di ignoranza. Ma l'ignoranza premia in questo campo. Vado di ignoranza, non so cosa devo fare. Come gli consigli non di non so cosa devi fare. Parte Anto! Rete incredibile! E attenzione prego, perché... prego! Vai Ragnar! In silenzio. Vai Ragnar! Parte lui! Madà! Questo è un gol di qualità. Ma la mette nel 7, oh! Hai fatto un gol alla ZV Jackson. Ma che rigore è? Non sono facile, per niente. Quasi devo sbloccare la situazione. C'è un po' di capelli davanti agli occhi per ZV. Andiamo Anto. Oh, tira così. Se fa gol così, attenzione, Ragnar, ritirati. E rete in centrale. La botta centrale. Consigliamo i guanti per Ragnar, attenzione. Vediamo attenzione. La concentrazione di Fabio che guarda Ragnar. Parte ora. No! La traversa. Si abbraccia. Si attraversa. Si ripete l'incubo della sfida precedente. Errore. Attenzione. No, queste cose non fatele mai. No, attenzione, ci sono due pali. Cita l'altro palo. Wesley Snyder. Ah, Snyder, ok, perfetto, palo. Parte Anto. Rete Anto. Sto fermo. Botta centrale. L'uomo della Play to Give TikTok. L'uomo della Serie B di futsal. Segna. Lo conosci, Ragnar? No, l'ha bucato. Come uno scolapasta. Adesso. No! Chiudi Ragnar! No! Chiudi queste gambe! No! Il ragno di Melegnano spezza le ragnatele che ci sono fra le sue gambe. Confido in questa parata, Ragnar! Confido in te, Ragnar! Ma si può essere spiazzato nella porta 5? Lo fa. No! Fuori! Era mai finita! L'avevi detto prima, Pata, l'avevi intuito, per me fa il cucchiaio all'ultimo, l'ha fatto. Come sacco con Donnarumma deve essere adesso, tutto nelle mani di Barbagianni. Però, adesso... c'è Gigio. Il tiro. Bravo! Marara che vince il ZV! Non ho visto come ha parato. Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Ma scusa, Ragnar, con cosa l'hai presa? No! Di Mauro ha sofferto un po' la pressione della ZV Champions League. Ex Champions League. È un dato di fatto. È un dato di fatto che quando sfidano ZV Champions League o Conference, che loro hanno in mente questa cosa, soffrono la pressione. Ma adesso è ZV Play to Give adesso. Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso continueremo sempre a fare i tiri, però allungando la distanza. Quindi andiamo con i tiri liberi. Ah, più difficile. Da dove si fanno? Questo non sarebbe un campo regolamentare, quindi non c'è il segno, però dovrebbe essere da questa distanza. Da qua? Dai, facciamo dalla linea, dai. Da bordo campo si percepisce la tensione in ZV Jackson. Questo tiro lo provo come so io, poi mi darai qualche info. Ah, così, ok. Prova lui. Il miracolo e di qua, Ragnar. Signori, non sono più rigori. Si è messo la maglia dentro, infatti il pantaloncino si è allungato, è diventato bermuda.
Bermuda, no, Ragnar. Classica anni 70. Direttore, lo può dire lei? Traversa, non è gol, anche nel campo a 5. Parte di Mauro, con la qualità per me segna, ragazzi. Alto. Comunque, Fabio spara dei missili. Bravo! Ha scelto l'angolino. Ah già, è perché conosce il portiere. Conosce il portiere. No, no, no. Attenzione di Mauro, con la sua solita qualità e la calma. Questa, ancora. Questa è una grande parata. Gran parata. Questa di è una grande parata, c'è da dirlo. Ibra Calaia. Ah, attenzione, contro Barmanar, mi raccomando. No! Ancora! Si salva Ragnar. Ancora! C'è da dire che l'ha presa in faccia, l'ha presa. Ibra Calaia. C'è da dire che ZV molto sfortunato, sta prendendo pali e traverse. Fabio che vuole pareggiare i conti. Ora posso dire che la destra di Ragnar è molto sofferta. No, no, no. Il presente è importante. L'ultimo miracolo. Ora basta scherzare. Basta scherzare. Capelli incredibili. Ancora traversa. Ma cosa sono il boss del freestyle? Non ne posso più di queste traverse. Lo so, ma finché fai i capelli per lavare i piatti. Entra Randy Orton nel corpo di Fabio Di Mauro e allora può vincere. Attenzione, concentrato. La concentrazione degli 11 contro. Bravo! E allora dimostra che sulla destra c'è anche lui, il ragno di Melegnano. Erling Zeta. Come cazzo fa Alan? Vabbè. È tutto pronto perché Anto sa che questo pallone scotta. High contact. È un pallone che può cambiare la stagione. Come in discoteca, high contact fra ZV e Ragnar. Si guardano gli occhi. Lui è... Aspetta il fischio. Da 100 metrista, pronto a partire. È partito. E allora va ora con destro. Tenebroso. Malato. Piede d'appoggio in Cina, da il tiro male. In Giappone. Sereno. Il mancino. Bravo. Mamma mia, con una parata super, con un intervento da manuale. La sua concentrazione. Destro! Oh! Un rag non perfetto, ma. Non c'è nessuna trazza! Non c'è nessuna trazza! Ora tutto è nel mancino di Fabio, che lo carica. Rete incredibile! Seconda finisce sfida. Qui la seconda sfida con la vittoria di Mauro. E allora 1-1. Bel gol, si può dire poco. Devo dire la verità, fra i due è giusto che comunque lui in casa è anche molto favorito e ha tirato molto bene. Allora adesso la terza sfida sarà passaggio di Ragnar e noi dovremo fare stop e tiro. Vediamo adesso. Ma si può tirare anche di prima? Massimo due tocchi. Si può tirare anche di prima. E si può tirare anche di prima. Le prime due sfide come sono andate? Molto bene nella rigori, che sei riuscito a vincere. Sì. I tiri liberi si è andato secondo me meglio rispetto alla rigori, però traverse a gogo. Per me sì, per me si è andato meglio, sai, perché c'è stato un Ragnar essenziale, a volte anche sporco nella parata, però comunque è sempre riuscito a neutralizzare i tentativi. Deviava e poi la palla sbatteva sempre su qualche legno. Sì, cioè tre volte consecutive, cioè parata, legno, però ho visto anche il tuo video contro l'L84 che hai fatto insomma un provino spettacolare. Però non mi hanno preso. Non ti hanno preso, però sei andato meglio dei giocatori che giocano lì in Serie A, quindi insomma lasciamo un mega super iper like per Anto, perché davvero sta spaccando di brutto in questa sfida e ti volevo fare i complimenti. Grazie, grazie Anto, mi stai casando. Se questo qua è uno dei tuoi esercizi preferiti, se non sbaglio, questo qui è una piccola parentesi che mi ricordavo. Sì. Lo stop e tiro è uno degli esercizi preferiti del nostro qua progetto. Proverò a fare lo stop di futsal, da futsal, quindi con la suola. Con la esatto, suola. Con la suola, assolutamente. Stop di suola, carica il destro, rag para. Mancini contro destro. Controllo con la suola, mancino, rag. Questa è una grande la gamba parata. Destra. Si è controllato un po' troppo sotto, secondo me. Non posso perdere con sto cadavere di terza categoria, ho sentito io. La non sportività che regna. Adesso vediamo Aldo! È troppo difficile da... La palla non riesce a andare forte. È troppo difficile! Ci poteva essere anche un tombino. Non c'entri tu. Oh, stop di Fabio. Rete incredibile! Folgora. Questo è un gran gol, lo stop di destro l'ha mandato in tilt. La mano che esce dalla casa! State tranquilli, aspettate che ci penso io. ZV come Ronaldo alla Fiorentina. Attenzione! Cosa voleva fare? Attenzione, controllo di sinistro, no, non entra questa cosa. Andy c'entra! Andy c'entra! Attenzione, guardate! Atto di prima! No! Mamma mia! Cosa ha provato qui? No, ha sfiorato l'incrocio. Tiro di Rabona. Attenzione. Oh, lo scavino! Volevo imitare Anto prima, ma non è venuto bene lo stop. Attenzione, Anto, il ginocchio! Apre così. Incredibile. Lo spacco. Sarà il pantaloncino. Ma questo è un gol. Un gol incredibile. Ma che ha tirato qui Anto. Non so, sarebbe da rivedere la VAR per la linea. Però glielo lasciamo, perché merita davvero il gol. Guarda tutto di destra. Strozza un po' il tiro. Troppo col collo interno. La palla si perde. O segno o me ne vado.
concentrazione. Oddio, attenzione, serpenteggia, fermato destro! Cosa ha fatto ancora una volta? Elastico di prima con la palla che elastico di prima. La fisica a destra, ZQ Jackson a sinistra. Mi sono stirato un gluteo. Ultimo tiro. Attenzione. Prova a farlo. Pirrabona. Radio para. Mamma mia. Tre sfide. 2-1 per il signor Fabio Di Mauro. ZV deve recuperare e Fabio Di Mauro deve chiudere la sfida. Andiamo con l'ultima. È la parte più difficile. Vai. Allora Anto, come ti sei trovato con queste sfide? Mi sono strappato tutto tipo. Sì. Sì. Beh, sul tiro ovviamente si vede che sai calciare tutto quanto. Lo sapevi fare anche prima 11. Nel futsal che c'è meno distanza riesci a imprimere più forza e a tenere la palla lì dove la vuoi mettere te. Sì, è la parte. Quindi GG e non mi massacrare troppo sul dribbling che è il tuo forte, invece è il mio debole. Comunque la sfida in questo momento è fantastica, ve le state dando da una parte e dall'altra, è veramente bellissima. Cos'è che sta rendendo la sfida così bella? C'è un livello comunque combattuto, possiamo dirlo, dai, non è che c'è un livello. Pensavate così. Peggio. Pensavamo peggio, dai, sì. Dai, mi basta. No, io no, io invece mi aspettavo questo risultato tanto, anzi mi aspettavo ancora di più. Sotto il lato realizzativo, sotto il lato delle skill invece mi sta sorprendendo e sta davvero incantando YouTube Italia. Quindi dovete iscrivervi al canale e lasciare un like. Sì. 6 stelle. Insomma, skill. 6 stelle skill, esatto. Se ci fosse la carta su FIFA. Una cosa che mi aspettavo, il tiro di punta, invece non è tirato di punta. No. Però neanche lui. E neanche lui. Particolare, sì. Perché. Perché ci tengo le mie unghie. Per questo. Allora, noi adesso ci catapultiamo con l'ultima sfida. Qual è? L'ultima sfida è quella di dribbling. Quindi uno contro uno, né contro Anto. Bello! Bello! In fase difensiva mi hanno detto che ti hanno messo 85 in difesa. Una roba del genere. 83 in difesa, meglio di Sergio Ramos. Quindi ho altre aspettative. Sì, sì, è vero. Quindi siamo lì io e Sergio. Andiamo sempre a mangiare al colombiano insieme. Lascio a voi il commento tecnico con il microfono perché io qua sotto nascondo delle insidie. Fabio, è partito tutto intanto. Fabio cerca di difendere su Anto e ora prova a tripleggiare, punta, si porta la palla sul sinistro, poi torna sul destro, poi torna sul sinistro, pinta, doppi passi continui. Controlla con la sola, cerca cambi di direzione in quel caso. Buona, adesso. Insomma, cerca di mogliarlo in maniera più brutale possibile. Veramente. La danza. Attenzione, confusione incredibile. Però passa il tiro. Incredibile. Poi Ragnar para, mamma mia. 5. Gli do voto 5 io. Adesso si riparte. Fabio controllo con la sola. Attenzione. Puntando, ZV 83 in difesa. No. Infatti, ricordiamolo sul mio overall 83 in difesa. Ricordiamolo. Molto contestato dall'Italia. Mamma mia. Però sta dimostrando bene. Guardate. Lascia lì! No. Niente, questo cucchiaio ti mette un bel 1, Fabio Di Mauro. Cioè, qua la sfiora nel croce delle porte, se non c'è la gabbietta. E lui è il 14. Stai scogitando? La skill. Ricordiamo che Perisic ci ha preso il 14 per ZV. Vado, tre sfondo. Cena. Sì, perché i figli guardano i nostri video, ricordiamo. Bellissimo! Oh madonna! Ah, cioè, vabbè, ci sta, lo premiamo perché veramente ha fatto un numero incredibile. Fitti di corpo. Ok. Adesso vediamo. Le gambe. Le sfide fra due capigliature. Oh mamma mia, posso fare una nuova, le gambe. Bravo! Attenzione, destro, sinistro, se la sposta. Oddio, oh mamma che rapidità, incredibile. ZV non ci casca! ZV! ZV è bastato! Ragnar rischia di fare la frittata qui! ZV lo sta annientando, guardate qua che roba! Messi lo rompe da solo oggi! Il boss del Freeze Jackson! Oh! Attenzione, cerca il numero, Fabio recupera e poi! Nella maniera più sleale possibile non torna neanche indietro e poi colpisce in testa Ragnar! Fermo, non scendere troppo, che sennò ci scoppiamo! Ok, credo dai, con la testa diretta! Ok? La cresta di là, sposta la palla sul sinistro, poi sul destro, poi cerca il sinistro, no, torna ancora lì, va a calciare Oda, Ragnar del gormito Ragnar. Questi numeri servono per superare l'avversario. Parte da centrocampo, rapidità inaudita, ZW Jackson, oddio. Mago, prova sul sinistro, prova sul destro, adesso ancora sul sinistro. Interno. Fabio Di Mauro non ci capisce più niente, lo vediamo in difficoltà. Sì, difensiva. Sta soffrendo. Dovremmo fare una challenge senza tiri solo finte. Fermo, non è troppo bravo. Raga. Così. Numero. Fabio Di Mauro, è ancora nella palla. Rag. E poi... No, attenzione. Torna indietro, non si capisce neanche... Sul destro non ci va manco. La nostra postazione cosa vuole fare? Non esatto. Neanche a pagamento, neanche per OnlyFans. Neanche per OnlyFans va sul destro. Va bene, dice il portiere. Oh, no. E poi di Mauro. Sul
Adesso non tira, tira il sinistro piuttosto. Neanche in conference già aveva tutta questa tensione. Ma va, se la si arriva, oddio! Quanto sono le sfide? 2-1 per Fabio. Molta pressione comunque. Adesso non torna neanche indietro. E dopo lascia Ragnar! Può chiuderla. Va sul destro, va sul sinistro, torna sul sinistro, fa fuori anche Ragnar, poi il mancino! Zeta V esulta come un gol, era distrutto e sì. La sfida termina 3-1. Complimenti Anzo. Bravo ragazzi. Bella sfida, faticosa. Bella sfida, lunga, faticosa. Sfida difficile segnare, devo dire la verità. Sei muoverti bene. Come l'hai vista da portiere queste sfide in generale? Allora, devo dire che all'attivo mi piace di più, cioè su azione me la cavo di più, a differenza dei tiri liberi. Vabbè. Chiamiamo dentro Francesco per vedere. Anche il telecronista. ZV ragazzi, sudatissimo. Complimenti per la vittoria. Sei pezzato, quindi hai fatto fatica contro il mio fratello ZV, che ragazzi è migliorato clamorosamente. Sì. Lui è come Messi che ci nasce, io sono come Ronaldo. Ah, che devo costruirmele. I capelli. Però Ronaldo Nazario a fine carriera, Cioè lui, Ronaldo. Innanzitutto volevo fare i complimenti ancora una volta ad Anto per la sfida, per l'opportunità che ci ha dato di poterlo ospitare. Si è andato strabene, non me l'aspettavo. Anche l'ultima challenge te la sei giocata, la potevi chiudere, sei stato sfortunato in alcuni frangenti e poi dopo la due tiri li ho fatti, quei tiri lì dovevano entrare, sono scoppiato. Poi dopo sei partito bene, hai sfidato tantissimo. No, poi debito di ossigeno dopo. No, perché ieri abbiamo fatto l'allenamento finito alle 10. Ho visto la storia, quindi, infatti. Quindi devo dire la verità, è finito alle 10:30. Però non è, cioè mi avrebbe tutto lo stesso. Ah, beh, sì. Ci no, però. Quindi per questo video direi che è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, condividere, commentare. E iscrivetevi al canale. Soprattutto perché vi abbiamo portato Anto. Non uno qualunque abbiamo portato Anto, ZV Jackson. Insomma, esatto. Iscrivetevi obbligatoriamente al canale. Poi che avete portato Ragnar, Disiscrivetevi per la io voglio vedere la sfida Pata di Mauro. Ringraziamo ovviamente anche Jay Pata per la telecronaca che ci ha fornito. Eccomi. E il grande Ragnar di Porta che ha dato il suo contributo. Sto crescendo. In poco poi. Dai, il prossimo video magari chiude le gambe. Iscrivetevi anche al loro canale, ovviamente, al canale di Jay Pata, di ZW Jackson, anche se non c'è bisogno che glielo diciamo noi. E al canale di Ragnar. Signori, vi aspettiamo. Prossimo video.